Fanciulli, buongiorno. Inizia sta avventura. Non è che ci abbia tutta voglia, sta voglia di farla, però ecco, ciao papà, salutiamo papà che mi ha portato al pullman. Sono le 2.40 di mercoledì 27 luglio 2022. Quello è il pullman con cui inizia il mio viaggio alla speranza. Si torna a Mosca. Del mattino, siamo pronti all'imbarco. Ho fatto una bella pennichella che ci voleva e voi direte: ma perché vai in aeroporto alle 5 se il volo è alle 11? My friends, in teoria io avevo il volo alle 6 e mezzo della Lufthansa via Francoforte, poi Riga, e da Riga avrei dovuto prendere il pullman per Mosca. E oggi 27 luglio la Lufthansa ha fatto un mega sciopero proprio oggi, e siccome non mi è stato possibile trovare nessun'altra alternativa nei giorni successivi che combinasse anche con gli autobus, perché questi autobus sono pieni fino a fine agosto, ho dovuto reinventarmi il viaggio. Quindi adesso vado a Helsinki, vado a Tallinn, eccetera. Il punto è che il pullman che arrivava da Torino all'aeroporto era disponibile solo alle 3, perché prendendo il giorno prima quelli delle 6 e delle 7 erano pieni. Insomma, dovunque ti giri prendi schiaffi in questo periodo qua, per viaggiare verso la Russia ovviamente. E ora abbiamo 6 ore di scalo qui a Helsinki. Potevano essere di meno, c'era un volo prima, ma era troppo ravvicinato in questo periodo. Ritardi, cancellazione, tutto un casino con gli aerei. Non ho voluto rischiare, perché in tutto questo, se io perdo il bagaglio, è un disastro, perché non so se con le sanzioni da un aeroporto europeo me lo consegnano in Russia. Comunque, in queste 6 ore di attesa, quale miglior momento per parlarvi dello sponsor di questo video, che è Cambly. Cambly già lo conoscete, piattaforma di e-learning per imparare l'inglese attraverso lezioni con un insegnante madrelingua, tu per tu, uno ad uno, quindi personale, col vostro ritmo, i vostri tempi, insegnanti di tutto il mondo, ogni accento, ogni personalità, disponibili 24 giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, poi c'è anche la possibilità di fare una lezione gratuita con link in descrizione di un quarto d'ora. Se vi piace, bene, se non vi piace, pazienza. Ma se vi piace, Cambly mette a vostra disposizione uno sconto del 50% su tutti i piani annuali, che per sfruttarlo non dovete fare altro che cliccare il link in descrizione e usare il coupon TIOZZO07 al checkout. Non stresserò mai abbastanza il concetto di quanto sia fondamentale parlare con un madrelingua per imparare una qualunque lingua. L'inglese non fa eccezione, per cui se volete imparare l'inglese, cosa che è fondamentale al giorno d'oggi per fare qualunque cosa, come voi ben sapete, Cambly potrebbe fare al caso vostro. Quindi dateci uno sguardo, fate la lezione di prova gratuita col link in descrizione e poi mi farete sapere come va. Intanto che aspettiamo che qui al piano di sopra si accenda la mia luce, rispondiamo a un po' di commenti che io già li sento per aria, che mi dicono: Stefano, ma perché devi andare fino a Tallinn quando da Helsinki c'è il Sapsan, il treno per San Pietroburgo? No, è stato soppresso per effetto delle sanzioni, come tutti i treni per la Russia. Non ci sono aerei, non ci sono treni, solo autobus. E a questo punto, ma perché non prendi il pullman da Helsinki? Perché tutti i pullman da Helsinki sono completamente esauriti fino a fine agosto. Di nuovo, il problema non è tanto andare in Russia, ma il fatto è che ho dovuto fare tutto quanto il giorno prima per via dello sciopero della Lufthansa, che mi ha fatto perdere la mia coincidenza per Riga con il pullman per Riga. Questo è il grosso problema, che se c'è un inconveniente lungo il tuo tragitto con mille compagnie diverse, sei fregato, perché non c'è nessun tipo di sistema in grado di riproteggerti per biglietti che non esistono, ok? Perché il compito della Lufthansa era portarmi a Riga, non certo che io arrivassi puntuale al pullman per Mosca. Per cui la Lufthansa, se vuole, mi riprotegge per Riga, ma quando ormai è troppo tardi non mi serve più. Quindi questa è la soluzione che sono riuscito a trovare. Voi direte anche: ma perché non vai da Helsinki a Tallinn in traghetto? E questa era una cosa che invece ho pensato di fare, perché sarebbe stato anche bello, a dire la verità, ma non ci stiamo con gli orari, non c'è sempre il traghetto, e quindi da qua dall'aeroporto al porto di Helsinki sono 40 minuti di autobus, e là il traghetto poi sarebbe arrivato troppo tardi rispetto al pullman che cercherò di prendere, ok? Quindi c'è tutta questa serie di combinazioni di cose da considerare. Che, meno male che ho un po' di esperienza, che sono diversi anni che faccio queste cose, per cui riesco a districarmi, ma
Mannaggia, la fanno difficile. La cosa curiosa, penso che il volo tra Helsinki e Tallinn sia il volo internazionale più corto d'Europa, perché sono 20 minuti di volo e dovrei iniziare a farli tra poco. Gruppo 1, ma io sono gruppo 3. Che bel fresco, fresco nordico da Felpina. Come sta agonia di estate italiana, mannaggia. Con le eliche oggi. Grande, c'è la mia valigia. È la prima volta in tutta la mia vita che vedo la mia valigia lì sotto. È una cosa bellissima, così so che non l'hanno persa, è già bellissimo. Il rumore degli aerei che è. Lasciato la sponda nord del Mar Baltico, dobbiamo letteralmente andare sull'altra sponda di là e ci arriviamo in 10 minuti. Momento poesia. Mi chiedo sinceramente perché vada così in alto se tanto tra 3 minuti deve riscendere. Oh, avrei i suoi motivi. Caricano la mia valigia e la andiamo a prendere. C'è molto poco tempo adesso. Mai stato all'aeroporto di Tallinn, mai stato in Estonia in generale, e oggi è la prima volta. È anche molto carino, molto fashion questo baggage delivery. Comunque il fatto di aver già visto la mia valigia sull'aereo, credetemi, mi ha tolto la principale ansia della giornata, poiché è realmente il punto più critico, perché se perdo il bagaglio qua, a parte il tempo che ci va per fare la denuncia, che rischio di perdere l'autobus che è tra un'ora e un quarto, ma poi c'è il discorso che dove te la riconsegnano? Magari ti dicono no, non le riconsegniamo in Russia per le sanzioni, quindi tu devi aspettare qua, perdi l'autobus. È già un miracolo che io abbia trovato posti nell'autobus di stanotte e domani, perché sono tutti pieni fino a metà agosto. Queste cose vanno prenotate un po' in anticipo, perché voi immaginate tutto il traffico di passeggeri da e per la Russia in questo momento è spostato su questi autobus, a parte insomma quelli che possono permettersi i voli su Istanbul, no? Che sono insomma, 1500 euro, 2000 euro a tratta, insomma, per intenderci. Comunque poi farò un video e vi racconto tutte le alternative possibili che ci sono per fare ciò che sto facendo. Ora, quando uscirà il mio bagaglio, vado a prendere il pullman. E comunque almeno metà dei passeggeri del volo da Helsinki a Tallinn parlavano russo, quindi ho come l'impressione che una parte di questi me li troverò sul pullman. Eccoti qua, la numero 3, come quelle di Mike Buongiorno, signorina. Prendiamo la valigia e andiamo a prendere il nostro autobus, Questi sono i mezzi pubblici che dovrebbero portarmi alla stazione degli autobus dell'aeroporto. Il tram e il bus, ma prima arriva il tram. Per quello che può servire bisogna cercare Bussiyam, che è la stazione degli autobus. Che top il tram che si paga con la carta, grande. In realtà io ci ho provato a pagare con la carta, ma non l'ha preso. Tutti i testimoni intorno, ci ho provato, se arriva il controllore, non sono un portoghese, italiano ma non portoghese. Piccolo momento di folklore nell'Unione Europea del 2022. Sul pullman, dopo che ho fatto quel video di prima, un ragazzo mi fa: ah, ma di dove sei? Ah, sono italiano. Oh, che bello, sei italiano, grande. Ma e cosa fai qua? Sei arrivato solo appena adesso? Faccio: no, guarda, sono in transito. E lui: wow, fai giusto un giro veloce città e poi torni in aeroporto? Era inglese questo qua, vive in Estonia da tanto tempo. Faccio: no, no, vado a prendere un autobus. Ho detto: e dove vai di bello? Faccio: vado in Russia. E gli è caduto il gelo sulla faccia, cioè come se gli avessi detto, non lo so, cioè ho ucciso i tuoi genitori ieri, qualcosa del genere, no? È rimasto: ah,
Beh, la Russia non è che mi piaccia poi così tanto. Io faccio, che cazzo ti devo dire? Devo andare da mia moglie, non mi rompo, cioè, come le farò una colpa, no? No, si capisco, cioè. La conversazione si è fatta all'improvviso gelata, così. E dico, beh, adesso chiaramente capisci che chi come me ha parenti lassù è un gran casino, vai su perché è tutto complicato, bla bla. Però, almeno, grazie al cielo, che ancora un modo c'è. Pensa se non potessi vedere mia moglie per un po' di tempo. E si fa, ci sono diverse opinioni in merito, no? Però si vedeva lontano un chilometro che per eravamo tutti e due in quella situazione di circostanza in cui lui avrebbe voluto dirmi, che non so, lascia stare quella zocca di tua moglie che è una russa di merda. Io avrei voluto dirgli, ma sparati in testa fascista del cazzo. Ecco, questo, quella conversazione non detta che però è finita con un sorriso gigantesco. Cioè, grazie, grazie per avermi indicato dove era la stazione degli autobus. Gentilissimo. Ma non disperiamo, che siamo alla Tallinna Bussiam e quella roba lassù, Lux Express, è la compagnia che mi aspetta per tornare a San Pietroburgo. Qui c'è la lista dei bus in partenza, il mio è quello delle 23. Peterburg, Lux Express, Ravus, bla bla bla, ok, la linea internazionale, ci siamo capiti. Binario 8. Comunque, siccome tutte le disgrazie non vengono per nuocere, questo sciopero mi ha fatto fare giro dell'oc, ma Tallinn, un ciao. Compatriota. Un torinese Tallinn. Un sono Matteo. Ciao Matteo. Non bevi da quanto? Sono astemio da 6 giorni. Sono astemio da... Era sobrio, io sono astemio. Ah, Matteo fa l'ingegnere qui a Tallinn. Stavamo commentando il fatto che io sono qua da 5 minuti, ma Tallinn è bellissimo. Sì, sì, super moderno. Sottovalutata, nessuno. Molto sottovalutata. Molti pensano che sia l'est Europa. Ma sono ancora un po' questi, però in realtà i paesi baltici, credo che siano, come dicevo prima, sono gli unici secondo me che di tutti i paesi ex sovietici hanno realmente fatto un, sì, un jump. La stazione dei pullman è bellissima, è tutto stra super organizzato, eccetera. Tra mezz'ora parte il mio bus e lui l'ha già fatto. Sì, prima del Covid, della guerra. Quando era facile, diciamo, prendere un pullman. Sì. Abbiamo caricato i bagagli. Ora in fila a controllare documenti e biglietto. Questo pullman ci metterà circa 6 ore e mezzo per arrivare a San Pietroburgo. Intanto facciamo subito i conti con le menzogne dei grandangoli con cui fanno le fotografie di questi pullman, perché cioè, c'è lo spazio di un normalissimo pullman, quindi insomma, comodo sì, ma fino a un certo punto, ecco, non come lo spacciano sulle fotografie del sito internet. Però ci abbiamo lo schermo privato. In realtà non è troppo diverso da stare su un aereo per un volo intercontinentale in classe economy. Solo che stiamo facendo da 300 km. Quanti sono da Tallinn a San Pietroburgo? Non lo so. E comunque iniziamo veramente malissimo. Cioè, il mio vicino di pullman, che adesso è andato in bagno, è ubriaco marcio, puzza di alcol come non so cosa, è completamente sverso, parla in continuazione, è molto simpatico in realtà, stiamo facendo un sacco di conversazione anche con due disgraziate davanti, una di Krasnoyarsk, una del di Salekhard. Vi ricordate la storia di Nenet, quella storia là? Passato il fiume, quindi siamo a Ivangorod-Narsk, che era la controparte russa di Narva. Tutte le macchine in fila per passare il confine, sono le 4 del mattino, sono in viaggio da circa 26 ore. 2 ore e mezza di coda, però alla fine il timbro sul passaporto ce l'abbiamo e ora si va verso San Pietroburgo. Penso che arriveremo con un 2 ore di ritardo rispetto a quello che era indicato dalla tabella di marcia. Dovevamo arrivare alle 6 del mattino, ma sono le 4 e mezza adesso, quindi da qua ci vanno 2 ore e mezzo cioè, in macchina, quindi in pullman ci metteremo di più, penso.
Allora, in realtà sull'autobus sono collassato abbastanza, mi sono risvegliato che eravamo già a San Pietroburgo, perché fortunatamente il mio vicino di posto, il Larisso, lo chiameremo così, a un certo punto è collassato pure lui sotto il peso dell'etanolo che gli scorreva in circolo, e sono arrivato in una San Pietroburgo surreale, completamente deserta. Sono in mezzo a Nevsky Prospect, guardate che come me la scialo, e essenzialmente perché oggi capitiamo nel giorno in cui ci sono le prove generali della parata militare marina, perché tra 3-4 giorni c'è il Dien Vojenne Morskava Flota, quindi la giornata della flotta militare marina, e fanno la parata sulla Neva con tutte le navi da guerra, eccetera. Come fanno il 9 maggio a Mosca con l'esercito, però qui a San Pietroburgo, siccome c'è la tradizione della marina, lo fanno a fine luglio. E niente, adesso devo tornare alla stazione dell'autobus dove ho lasciato i miei averi e i miei effetti personali, e da lì devo andare a fare l'ultimo tragitto di questo viaggio. Ah, ma non sono da solo, sono con Olia. Ciao Olia. Ciao. Olia era seduta davanti a me sull'autobus ed è stata molestata pesantemente dal nostro amico. No? Blagadarei mu mu, poi tu giri. Quindi grazie a questo ubriacone, vedete, nulla viene per caso, noi siamo fatti amicizia, lei è di Krasnojarsk, scendete, ci facciamo un giro prima di andare all'aeroporto e stiamo scoprendo la città, così. Mi mancava la Russia, devo dire la verità, perché queste cose, questi incontri, questi personaggi assurdi, queste cose in Europa succedono di meno. Succedono, ma succedono di meno. E qui in Russia è... la gente è diversa. A me piace. Aeroporto di San Pietroburgo, dalla gate D6 sta per partire l'ultimo pezzettino del mio viaggio, quello più semplice di tutti, un banale volo San Pietroburgo-Mosca, come ce ne sono 40 almeno ogni giorno, però arriva dopo tutto questo casino. Allora, stanotte non vi ho raccontato nel passaggio della dogana perché un po' era buio, un po' ero stanchissimo, un po' non è che vuoi metterti a fare riprese in dogana perché tendono, come dire, ad essere un po' suscettibile, già di sto periodo gli animi sono un po' caldi, magari la evitiamo questa cosa. Comunque, pensavo che ci avremmo messo molto di più a passare la frontiera, invece non ci abbiamo messo tanto, solo, tra virgolette, 3 ore, tempo di controllare i passaporti a tutti i passeggeri, sia dal lato estone che dal lato russo, e controllare il mezzo, il pullman, tutte queste cose qua, però di per sé nulla, è stato solo lungo ma non complicato. Io in realtà temevo che avrebbero perquisito i bagagli di tutti quanti, questo avrebbe portato via un sacco di tempo, perché adesso con le sanzioni ci sono un sacco di cose che non si possono portare in Russia, e io avevo anche un grandissimo panico personale perché di tutte queste cose che non si possono portare io ne portavo un po', che sono le apparecchiature audio e video per un valore superiore a 1000 euro, e sfortunatamente il mio zaino contiene esattamente quelle cose lì, per uso personale si possono portare ma non per importazione. Ora, che ne sai tu che non trovi uno che di fronte a uno zaino con 3 obiettivi, una macchina, 2 corpi macchie, inizia a fare storie sul fatto che non è uso personale, che stai importando illegalmente qualcosa, eccetera. Poi vai a spiegare che non è che vuoi smontare una Canon per costruirci un lanciarazzi, cosa che tutti abbiamo fatto nella vita, mi rendo conto, però era un po' quello che temevo. Però fortunatamente nessuno ha controllato niente, nessuno ha fatto domande. Anche c'è un limite dei contanti, mi pare massimo 300 euro a persona si possono portare, ma non lo so, adesso fortunatamente nessuno ha chiesto assolutamente niente da questo punto di vista. E poi appunto sono collassato stamattina, giro per San Pietroburgo, e lì è arrivata la sorpresa. La sorpresa qual è? È che io quando sono partito ieri mattina, ieri notte da Torino, non avevo per niente voglia di tornare, di farmi tutta sta sbatta, tornare su, poi sto clima, la storia della guerra, cioè veramente... Normalmente ero contento di tornare in Russia, ma ieri proprio no, c'avevo proprio zero voglia. Eppure stamattina, girando per San Pietroburgo, anche col tipo sverso di ieri sera, questa avventura del tipo vicino, questa persona conosciuta al volo, diventati amici, fatto un giro per la città, vedi la gente per strada, parli con le persone, vedi i sorrisi, il fatto che la vita quassù sostanzialmente non sembra essere cambiata di molto da inizio febbraio, adesso poi lo documenterò meglio nei prossimi giorni, e soprattutto quando sono entrato dentro la chiesa della Madonna di Kazan su Nevsky Prospect,
stanchissimo. Veramente lì mi si è sciolto il cuore, lì mi sono accorto di quanto mi mancava. Non ti mancava la Russia, ma la Russia quella vera, quella umana, quella semplice, quella sincera, quella delle persone comuni, delle persone semplici che ho imparato ad amare in questi anni. E che non ha assolutamente niente a che fare, ma né prima né dopo, cioè con la politica, con la guerra, con le situazioni più orribili di cui noi parliamo in maniera esclusiva, diciamo. Per noi la Russia è solo quella roba là, no? Invece c'è tutto un enorme cosmo che io ho imparato ad amare in questi anni. Sto parlando però, guarda che se non mi interrompi, dico ai miei amici italiani di fargli un'altra sanzione. Ti sanzioniamo il microfono, sanzionate il microfono a quest'uomo. Mi mancava davvero tanto, ma mi mancava da piangere, cioè proprio l'emozione, i brividi. Quella cosa che quando sei in contatto con gli esseri umani belli, no? E qua in Russia ce ne sono tanti. Detto questo, si parte, si va a Mosca. No, mamma mia, non ce la faccio, stanchissimo. Hanno fatto l'upgrade in business class. Questo è un segno. Questo è un segno. Che culo, mamma mia. Voi dovete sapere che la business class di Aeroflot, anche per i voli corti, è una vera business class. Cioè, c'è il sedile largo, c'è il tavolone, ti danno il servizio, non come i voli europei, diciamo, che nei voli corti non esiste sostanzialmente la business class, sono sedili in economy identici a tutti gli altri, ma più separati. E è semplicemente, io adesso muoio del sonno, non ho neanche il tempo di godermelo quest'ora e mezzo di viaggio, perché gli occhi aperti a fatica. Cioè, per un volo che è l'equivalente di un Torino-Roma, perché da San Pietroburgo a Mosca ci va poco più di un'ora, portano il menù con la colazione, il pranzo e la cena. Noi, siccome siamo alle 2 del pomeriggio, possiamo scegliere il pranzo. Adesso prendiamo un giornale e vediamo cosa dicono. Preso così completamente a caso la Rassiskaya Gazeta, parla Svuk Gang, il disco campagna che dove sia qualcosa nel Rassiski Rinok, cioè le aziende indiane si preparano a uscire sul mercato russo. Suono del Gange, ora leggerò l'articolo, però essenzialmente sembrerebbe suggerire ciò che sappiamo tutti quanti da una vita, e cioè che la Russia si prepara a dire addio all'Europa come partner commerciale e sostituirlo con l'India e anche la Cina. Tema del giorno, cronaca dell'operazione militare speciale. Come vedete, la dicitura è rimasta la stessa: Special Navy Operation. Però la guerra proprio non gli piace, eccetera. Poi ci deve essere uno speciale legato alla guerra, ovviamente, perché è la cosa che interessa di più. Attenzione, sorpresaccia! L'aereo stava atterrando, era proprio. Siccome sto viaggio non è un viaggio normale, no? Sapete quella cosa che fanno i piloti quando stanno per atterrare, ma o hanno sbagliato qualcosa o gli dicono che non è il momento, loro riaccelerano, ripartono e dicono dobbiamo fare il giro. Non finisce più sta cazzo di odissea. Lo fanno apposta, lo fanno apposta. Non, cioè, non esiste una cosa che... Oltre a esserci fatti un altro giro supplementare per aria, finalmente atterriamo, ok, usciamo, no? No, non usciamo, perché mentre arriva una tempesta, e secondo la procedura dell'aeroporto dicono che finché c'è la tempesta non si può uscire dall'aereo, quindi io sono arrivato tecnicamente, non ci fanno uscire. Nonna mia, ce la fai? Che agonia oggi. Presa. Che ore sono? 28 luglio, ore 17:42. Sono partito ieri mattina alle 9 del mattino a fare il check-in, ma in realtà ero in aeroporto già dalle 5 del mattino per la storia del volo prenotato, poi cancellato dalla Lufthansa. Adesso c'è ancora il tempo di andare a arrivare a casa, ci vorrà un'ora e mezza buona perché c'è traffico a quest'ora a Mosca. Insomma, non male per una tratta che normalmente facevo con un volo diretto di 3 ore. Ultimo sforzo, ascensore. Finally,
un giorno e mezzo dopo, casa, dolce casa, doccia ghiacciata, mi sono caricato a letto, ero stanchissimo veramente, quindi siamo già il giorno dopo in realtà. Se tutto questo ovviamente è stato dovuto allo sciopero, vi ripeto, senza lo sciopero sarei arrivato qua credo alle 10 del mattino, quindi circa 9 ore prima rispetto a quello che sono arrivato effettivamente, quindi neanche poi così tanto, però non avrei avuto un sacco di perdite di tempo in mezzo, un sacco di tempi morti che spezzano ovviamente il tuo viaggio. Io avrei pensato di fare un viaggio più omogeneo e quindi usare il tempo per lavorare, per esempio 14 ore di pullman, scrivi un capitolo del libro per esempio, no? Giusto per farne una, però è andata così. Giusto per fare il pari con l'episodio del razzista schifoso che ho beccato sul tram dall'aeroporto alla stazione di Tallinn, quando sono salito sul pullman per San Pietroburgo scherzavo col mio vicino mezzo ubriaco con quelli davanti sul fatto che ero italiano e che speravo che non mi avrebbero trattato male alla frontiera russa perché sono italiano e che in Russia in generale, insomma, gli italiani sarebbero stati trattati un po' meglio di come i russi vengono trattati in Europa, no? Si sono tutti messi a ridere, mi fanno no, no, non ti preoccupare, noi non siamo così. E questo è vero, generalmente i russi hanno più l'abitudine a separare, no, le persone, i popoli dalle decisioni scriteriate dei loro governi. Loro sanno che gli italiani, i francesi, i tedeschi, così, non sono le decisioni, come dire, russofobe delle istituzioni, eccetera. Allo stesso modo noi altri dovremmo idealmente sapere che i russi, le persone, non sono l'operazione speciale, quelle cose. Comunque, al di là di queste cose, finalmente si poscica. Ah, che bello il mio potatino. Benvenuti a casa. Benvenuti. Oh, stai imparando un pochettino meglio. Oh, tutta sta fatica mi sono fatto. Dammi un po' di zucchero, baby. No, Chi ha capito la citazione è una persona di cultura. Noi intanto finalmente ci godiamo un po' di tempo insieme, staremo insieme questo mesetto, un giorno come un altro a Mosca.